quindi mi stai dicendo che se io metto questo shulker qua e poi gli cambio colore, si sdoppia? Non ci posso credere, ragazzi! Ciao a tutti ragazzi, io sono Candy, o Kendall, o peggiore youtuber del mondo, perché carico una volta a settimana in questo canale, quando proprio vi va bene anche due volte, sabato e domenica. E benvenuti ragazzi in un nuovissimo video! È arrivato quel momento del mese, il momento di reagire al Reddit di Minecraft con tutte le sue novità. Infatti sappiamo bene che la Mojang ultimamente ci sta viziando, sta facendo tanti update, sta aggiungendo tante cose, quindi sono curioso di vedere che cosa ha trovato la gente. Quindi mi raccomando, lascia un mi piace, adesso, ora proprio. Dovrei tagliarmi la barba, ma in realtà non mi dispiace. Ed eccoci qua, mettiamo subito i più votati di questo mese. E il primo post che possiamo vedere riguarda proprio i nuovi dipinti. Che cosa ne pensate? Cosa ne devo pensare? Che sono una figata. Finalmente aggiungerei. E tra l'altro questi non sono tutti, perché se non sbaglio adesso ne hanno aggiunti degli altri. Alleluia, ci volevano 14 anni ad aggiungere dei pixel. Comunque io sono ancora scioccato dal fatto che questo dipinto qua rappresentasse un kebab. Cioè, voi lo sapevate? E che questo rappresentasse un coniglio. Effettivamente è molto difficile da distinguere. Il nuovo update invece abbiamo scoperto che si chiama Tricky Trials, che è un bel nome, devo dire. Un po' diverso da quello a cui siamo abituati. Questo utente scrive: non so cosa costruire qua, aiutatemi. Figliolo, siediti, devo raccontarti una lunga storia. Chi ha già capito è un grande. Che cosa cavolo è sta roba? È un'animazione fatta con i banner. Ma è incredibile! Come? Com'è possibile sta cosa? No, vabbè, ragazzi, cioè, non ci posso credere. In attesa che qualcuno faccia la stessa cosa con One Piece. Questo dice che ha trovato una miniera di gas. Come fai a trovare il gas su Minecraft che non esiste? Cosa? Perché sta prendendo danno? Eh? Cioè, prende danno soltanto quando si trova in quel punto? E ora non più. Bedrock Edition c'ha dei bug piuttosto strani. Questo video si intitola Architetti di Minecraft. Vediamo. Ah, ma è Minecraft? No. E io pensavo fosse la vita reale. Wow. Che shaders. Ok, che cosa sta facendo? Un pozzo, presumo, no? No, non sta facendo un pozzo. Sì, sta facendo un pozzo. Compostiera. Mazza, ragazzi, ma la grafica è stupenda. Ma guarda là. Ma vabbè, ma scusa, ma io devo capire immediatamente che shader si sta usando. Ok, pianta degli alberi. Sì, ciao. Ah, è la cuccia del cane. Vabbè, la build non era sto granché. Secondo me sto video è diventato così popolare per le shaders. Oh, ecco, qui possiamo ammirare tutti quanti i nuovi quadri. Questo è il mio preferito. No, ma anche questo è stupendo. Ve lo giuro, ragazzi, finalmente. E poi saranno tutti i quadri che aggiungerò nella galleria della metropolitana dell'Imperocraft, ovviamente. Pov, io nel mondo di bella faccia. Sto ragazzo si era stancato di minare col piccone e ha scaricato una mod di TNT. E beh, ha fatto dei danni. Tra l'altro i fan del canale sanno sicuramente quale mod ha scaricato. Le stronghold sono una struttura un po' troppo vecchia di Minecraft. E infatti, se avete visto il mio video dove provo a finire Minecraft nella prima versione, non c'è alcuna differenza rispetto a quelle di oggi. È una struttura di 14 anni fa! Mojang, sai già cosa fare. Prossimo update, end update. Te lo stanno chiedendo tutti. Ok, com'è possibile sta cosa? Com'è possibile? Qualcuno mi spieghi per favore com'è possibile. Perché Bedrock Edition c'ha tutti sti bug strani? Sì, ciao! Cioè, e io poi mi vanto per aver fatto un castello e un ponte. Come cavolo fanno? Non sembra neanche così tanto grande, eppure è perfetta. È perfetta. Pazzesco. Questa è una farm di legna automatica. Ma funziona veramente? Cioè, quel che non capisco è, ok, forse l'observer attiva effettivamente la TNT, ma poi la TNT mica è infinita. Cioè, dopo che esplode finisce, giusto? Mamma mia, perché non capisco la redstone? Wow, 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 wow! Cosa? Cioè, questo nuovo dipinto è la continuazione di quello vecchio? Fermi tutti, è una texture pack o è vera sta roba? Ditemelo nei commenti. Questo ragazzo sta testando l'armatura del lupo. Io so già come va a finire. Eh sì. È effettivamente OP, è molto OP. Ok, quindi gli dà l'armatura. Sono curioso di vedere quanti colpi riesce a resistere.
Ok, ha ucciso il Warden con un solo colpo, avendo l'effetto di forza al massimo. E il lupo non lo puoi uccidere con un solo colpo, è ovvio. Siccome tutti quanti si lamentavano del fatto che l'armatura fosse troppo debole nella prima aggiunta, l'hanno modificata, così che funzionasse come una vera e propria corazza. Quindi il cane non prende danno fin quando non gli rompi l'armatura. E quindi anche se ti dai la forza al massimo, non l'ammazzi il cane, ti servono due colpi. Però non è più forte del Warden, dai. Questo ragazzo effettivamente ha ragione, dice: ma scusate, perché esistono le frecce di invisibilità? Cioè, se tu attacchi un mostro con la freccia di invisibilità, poi ti svantaggi da solo, perché non lo vedi più e t'ammazza. Non ha senso. Come anche la pozione bevibile di veleno. Ma quale cretino si berrebbe una pozione di veleno? Forse uno che ha perso tutti quanti i suoi diamanti. Questo ragazzo ha trovato una mod che trasforma Minecraft Java con la grafica di Minecraft Xbox, quella antica. Wow, ragazzi, che figata! Un po' confusionario, cioè Java è bello perché è proprio clean, pulito, si capisce tutto. Qua avrei difficoltà. E finalmente ecco qua ciò che tutti volevamo vedere, ovvero qualcuno che riesce a uccidere l'Ender Dragon utilizzando la mazza incantata con un solo colpo. Vediamo, io non ci sono riuscito. Forse perché in Java non si può, in Bedrock sì. Comunque ragazzi, l'ha ucciso con un solo colpo da 16 blocchi d'altezza, quindi neanche tanti. Però ha l'arma super incantata. Rivediamolo allora. È da 16 blocchi d'altezza, c'ha Breach 4, Windburst 3, Density 5 e Mending. E boom, morto. Su Java però questa cosa tecnicamente non funziona. E poi inoltre lo stanno anche nerfando, gli stanno togliendo un po' di potenza st'arma. No vabbè, ma che carina! Ragazzi, ma questa iconcina è super bella, è cute! Su Bedrock Edition, ma esiste veramente? Io non l'ho mai vista. Questo adesso ci fa vedere come duplicare gli oggetti utilizzando il nuovo bug. Ok, vediamo. Perché io l'ho provato nel video dei miti e non ci sono riuscito a farlo. Cosa? Allora non c'entra nulla la crafting table. Cioè devi mettere uno shulker nel... No, non è possibile. Metti uno shulker nel menu di crafting, poi gli cambi colore, lo prendi e resta lì? Testiamolo subito. Allora, tecnicamente dovrebbe funzionare nel nuovo snapshot. Quindi lui aveva uno shulker box normalissimo, ok, che adesso andiamo a riempire di diamanti, così. Dopodiché prendiamo un piccone e prendiamo lo stesso identico colorante che ha usato lui. Ora, rompi questo. Quindi mi stai dicendo che se io metto questo shulker qua e poi gli cambio colore, si sdoppia? Non ci posso credere, ragazzi. Wow, Mojang, c'hai decisamente un bug da sistemare. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Anche quest'oggi abbiamo imparato tante nuove cose e abbiamo visto tanti segreti di Minecraft su Reddit. Mi raccomando, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, seguitemi su YouTube, seguitemi in entrambi i canali soprattutto, ma non seguitemi per strada. Dal vostro Candy è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video di Supermarket Simulator. Ciao!